Allora, faccio una premessa rapidissima sul fatto che abbiamo avuto difficoltà a voler raccontare una sola esperienza fatta, diciamo, nell'ambito della pianificazione di quello, insomma, di cui ci occupiamo noi, e quindi vogliamo fare una rapidissima carrellata un po' di vari strumenti semplici che stiamo utilizzando nell'ambito della pianificazione, principalmente, come vi dicevo, pianificazione della mobilità sostenibile, quindi che va da PUMS, piani urbani per la mobilità sostenibile, piani di mobilità ciclistica, PEBA, piani per eliminazione barriere architettoniche, e anche progetti con le scuole legate principalmente al casa scuola, quindi pedonalità, se vogliamo sintetizzare in alcune esperienze pratiche quelle di Piedibus. Ora, diciamo, premetto che come pensiamo, diciamo, noi come società che possa avere un ruolo la partecipazione nell'ambito della pianificazione. Quindi sicuramente è fondamentale per noi conoscere e raccontare il territorio su cui basarci, quindi analizzare, costruire un quadro conoscitivo di tutto quello che dobbiamo poi andare a pianificare, su cui dobbiamo pianificare e impostare e pianificare le azioni migliorative rispetto alla mobilità. Questo ovviamente che può essere assolutamente fatto a livello, diciamo, documentale, quindi raccolta di qualsiasi documento o informazione, che siano progetti, che siano iniziative dal territorio, dagli uffici di riferimento comunali o quant'altro, se l'ambito ovviamente è quello comunale, ma è molto importante ovviamente il confronto con gli attori locali, con la conoscenza, quella più pratica, quella più esperienziale. Quindi quello che vi mostro tra un po' sono alcuni strumenti che di fatto, appunto, dice la parola stessa, per noi sono strumentali ad ottenere un buon coinvolgimento sui diversi livelli, che possono essere quelli degli enti, quindi gli amministratori, quello tecnico degli uffici, dove per ufficio intendiamo un ufficio tecnico, un ufficio urbanistica, una polizia locale e quant'altro, ma soprattutto ovviamente quello dei cittadini, quindi associazioni come punto di riferimento, perché sono, diciamo, punto di riferimento di gruppi di persone con degli interessi comuni, che può essere per esempio, come vi mostro tra un po', l'associazione di disabilità, che ovviamente raccoglie tutta una serie di criticità legate alla pedonalità o altro. Ovviamente focalizzando il tutto su quelli che sono poi una raccolta di dati, quella che è una raccolta di dati ovviamente non solo di tipo quantitativo ma qualitativo, quindi andiamo ad indagare, ad acquisire dati anche che non potremmo avere diversamente se non confrontandoci con le persone, con i cittadini, con gli attori locali, andando quindi ad arricchire la nostra conoscenza con quelle che sono le percezioni dei cittadini, e nello spiegare ovviamente quello che dobbiamo fare, quello per cui chiediamo il coinvolgimento di cittadini, tipo, come avete anche detto, rispetto per esempio a indagini che possono essere anche semplicemente un questionario online di abitudini di spostamento, casa lavoro, casa scuola. Di fatto, nel mentre andiamo a chiedere questa collaborazione al singolo cittadino, di fatto gli andiamo a raccontare, passateci il termine, che pezzo del processo è questa persona, nel senso che perché un cittadino dovrebbe prestarti 15 minuti del suo tempo per compilare un questionario, è giusto che sappia l'utilità di queste informazioni che noi abbiamo bisogno di avere per poter andare avanti nel processo di pianificazione, perché quella indagine preliminare poi ci porterà ovviamente a impostare un lavoro di pianificazione. Quindi ovviamente l'utilità degli strumenti che vanno dalla raccolta dati, ovviamente, come dicevate, anche che possa essere di dati, diciamo, semplici, più elaborati, comunque legati al mondo del DIS, perché ormai, diciamo, la maggior parte delle informazioni, almeno nell'ambito della pianificazione, sono utili perché sono georeferenziate, sono manipolabili anche facilmente con strumenti di sistemi informativi. Che siano numeri, foto, immagini o altro, accessibile a tutti anche a distanza in maniera semplice. Quindi alcune caratteristiche principali, liberamente accessibili o comunque anche facilmente accessibili, facili da usare, intuitivi, naturali per chi li usa.
adattabile alle varie esigenze. Quindi, per esempio, io vi dicevo prima, vi mostro tra un po' qualche slide molto rapidamente di alcuni strumenti che usiamo, come il Mapotic per la mappatura, o banalmente anche gli strumenti che mette a disposizione Google, che siano il Maps, che siano le mappe o i form per i questionari, che sono utilizzabili dal funzionario di un ufficio, dal ragazzo di una scuola superiore nel momento in cui deve fare un'indagine in casa a scuola. Per esempio, proprio stamattina abbiamo chiuso un percorso di coinvolgimento di una classe di un istituto tecnico di Latina nell'ambito di un collegato ambientale, e con loro abbiamo proprio costruito interamente tutto il processo di indagine rispetto al casa scuola. E i ragazzi ovviamente sono sentiti maggiormente coinvolti, perché loro stessi hanno partecipato a come si costruisce un piano di spostamento di casa scuola in questionario, e quindi ovviamente saranno più motivati nella divulgazione, nella raccolta dei dati, e quindi, diciamo, poi il risultato di questo progetto sarà, diciamo, anche più soddisfacente sia per chi lo porta avanti che per chi partecipa. E l'altro, ovviamente, caratteristica principale è che questi dati siano ovviamente interscambiabili in un formato utile su vari strumenti, tipo CSV, database, generalmente, o altro. Come strumenti pratici, ovviamente noi ci basiamo su una serie di, chiamiamoli software se vogliamo, però diciamo accessibili facilmente, tipo. Ovviamente, a seguito di questa pandemia del Covid, è stato molto utile sviluppare diciamo, il metodo ovviamente della videochiamata, che poi d'altronde, o della videoconferenza, che è quello che stiamo utilizzando anche oggi, che ha cambiato un po' il modo con cui coinvolgiamo le persone. Perché se pensiamo banalmente che prima si faceva un incontro e magari in presenza l'80-70% dei partecipanti o un corso di formazione venivano magari dal locale, adesso può succedere che si faccia un incontro e il 70-80% provengono da parti d'Italia e il 20-30 sia soltanto locali. Quindi comunque sia, diciamo, strumenti semplici, come dicevo, nel caso della raccolta dati, delle indagini, ne abbiamo usato ormai, credo, per migliaia di utenti coinvolti in circa 10 anni di pianificazione mediante diciamo strumenti come il form di Google. Ovviamente non mi nascondo che fino a qualche anno fa lo facevamo in modo cartaceo, ma ovviamente anche questo poi facilita o complica molto la raccolta dei dati. Quando ti si presentano 500 questionari di una scuola cartacei e ognuno ha una media di 8-10 pagine da scansionare e da informatizzare, ovviamente è molto più complicato che accedere a questi strumenti e poter scaricare direttamente un database su cui ovviamente poi si può lavorare su tutta l'analisi dei dati. Sulla mappatura invece abbiamo sperimentato negli anni scorsi e stiamo portando avanti con un buon risultato l'utilizzo di questo software online, che è gratuito per una buona base, diciamo, di utilizzo. Ovviamente una versione pro che dà ulteriori funzioni, non è nostro, quindi abbiamo visto un po' sul mercato alcune, ci permette facilmente di personalizzare, per esempio questa è la pagina di raccolta, la mappa di raccolta delle informazioni sui percorsi che ha fatto scuola di Degnano, un comune che è anch'esso stato finanziato nell'ambito del collegato ambientale. Abbiamo personalizzato con una grafica, con una lettera di invito ai genitori, con tutta una comunicazione dedicata, di cui Francesco ne sa qualcosa, che è collegato, e abbiamo coinvolto 10 scuole nella redazione, nella implementazione, con una serie di categorie personalizzate, di quali erano le criticità, le difficoltà lungo i percorsi. Quindi vedete in questo caso dei tratti, che sono, diciamo, dei tratti che ci hanno voluto evidenziare da attenzionare all'amministrazione perché era opportuno mettere in sicurezza, e dei punti che indicavano, per esempio, un attraversamento mancante, una segnaletica mancante, con tanto di foto, che andavano, diciamo, a specializzare il tipo di criticità. Quindi questo, ovviamente, ripulito come lavoro, ci ha permesso di riportare un altro strumento con cui ovviamente dialogavano i file, cioè in database i CSV scaricati, che
era in questo caso, questo è il Map di Google, dove sempre con i genitori, mediante incontri, più di un incontro, siamo andati a focalizzarci sulle criticità degli attraversamenti pedonali, del marciapiede stretto, della segnaletica mancante, di tutta una serie di indicazioni che poi dovevano essere fornite e sono state fornite all'amministrazione per poi attuare ovviamente una messa in sicurezza e un intervento infrastrutturale laddove serviva proprio realizzare la rampa o la segnaletica, per fare in modo che questi percorsi di piedi, che poi sono stati diciamo formalizzati alla fine del progetto, partito l'anno scorso e adesso sta andando avanti, con 9 scuole, alla fine abbiamo progettato di fatto 26 linee, 84 fermate assieme ai genitori, ci ha permesso diciamo in maniera semplice di lavorare assieme anche a distanza. Poi ovviamente nella gestione e monitoraggio dei progetto sono subentrati poi strumenti che tutti conosciamo come i gruppi di WhatsApp e quant'altro per poter monitorare assieme a strumenti anche di database come Excel e altro per di fatto monitorare il progetto e avere un elenco anche delle presenze, poter supportare il progetto a distanza e andare avanti nelle fasi successive. Sul territorio poi ovviamente è importante anche impattare a livello pratico, se vogliamo, comunque con strumenti anche offline. Le fermate, diciamo, individuate online sono state poi ovviamente fissate con della segnaletica, in questo caso lungo i percorsi, poi ovviamente diciamo sempre mediante quei gruppi e tutto si è riuscito a monitorare e raccontare il progetto. Anche mediante foto, immagini e in questo caso strumenti che diciamo aiutano a condividere e divulgare il progetto presso le singole scuole. Tutto questo si sta, come vi accennavo all'inizio, diciamo, si sta focalizzando su una piattaforma legata a trasporto scolastico e al Piedibus per gestire effettivamente con le amministrazioni gli elenchi, tutta una serie di aspetti legati anche al monitoraggio. Che in questo momento è molto importante anche a livello di quantificazione della CO2 risparmiata di una serie di aspetti di risparmio energetico legati anche ai finanziamenti europei e ministeriali. Ma per chiudere, diciamo, come ultima esperienza sempre legata alla mappatura, il caso specifico, per esempio, del PEVA. Il PEVA è un piano per le mie assemblee architettoniche, questa è un'esperienza portata avanti a Monopoli, provincia di Bari. Questa è una mappa fatta con gli utenti, costruita con gli utenti, a 500 punti rilevati e alcuni tratti in cui siamo andati, diciamo, per strada, quindi anche con le associazioni dei disabili o altri attori che abbiamo coinvolto, a mappare di fatto tutte le criticità del territorio che poi ovviamente sono confluite in quello che è il piano. Questa è una schermata invece del GIS dove abbiamo riportato tutto quello che avevamo raccolto, dove abbiamo di fatto sintetizzato i percorsi prioritari mappati e, vabbè, ovviamente non vi sto a far vedere tutti gli elaborati del piano che sono relazioni e tavole, sintetizzati poi in tutti gli interventi che andavano fatti per la messa in sicurezza, però diciamo con una base, una buona base di confronto con le associazioni legate a disabilità, sia motoria che visiva. Finisco con questa immagine, diciamo, giusto per fare una riflessione, che in alcuni casi torniamo piacevolmente anche a strumenti che non sono tecnologici e online, ma che si basano in questo caso su una buona mappa cartacea dove lavoriamo con le persone e i cittadini a definire le linee principali di connessione di una città a piedi, in bici, in bus, banalmente con delle pinze e dei fili di cotone. E devo dire che, diciamo, in questi casi riesce anche, riusciamo ad avere ottimi risultati anche di coinvolgimento dei cittadini e si avvicinano molto a questi strumenti, a questi piani tipo il PUMS che sembra quasi una malattia, detto come acronimo così, ma che in realtà diciamo sono anche un po' distanti dal cittadino, non riesce magari a volte ad arrivare a capire qual è il vero obiettivo di un piano
di questo livello strategico per la mobilità, ma con questi strumenti poi si riesce un po' ad interessare, ad avvicinare quanto più possibile il singolo cittadino di qualsiasi età e di qualsiasi, diciamo, livello anche di, insomma, di livello proprio di interesse.